Questo programma è offerto da Salotto di Marianeve. Non ci vediamo da tanto tempo, insomma sono stati giorni anche di festa, c'è stata Pasqua, ci sono stati tanti ponti, quindi io sono contentissima di ricominciare con voi e ricominciamo con la nostra rubrica Incontri d'autore d'arte, e oggi ho il piacere insomma di ospitare un giovane scrittore, ci chiediamo giovani, sì, sì, perché insomma l'età è quella, Carlo Perrone. Sì. E quindi Carlo è venuto qui a presentarci questo che è appunto un romanzo, Niuruamaro, che è appunto un romanzo edito da Albatros, sì, che sappiamo, insomma, mi hai raccontato già, perché ci siamo già insomma parlati un po', hai già presentato in altre situazioni, mi hai detto della sì, UPIC, di Palma, ad aprile, e poi sabato scorso l'hai presentato presso la libreria Gilgamesh di Villa Oberdan. Sì. Quindi insomma intanto volevo sapere, anzi vorremmo sapere tutti quanti noi, chi è Carlo Perrone? Medico di medicina generale, e poi sin da ragazzo ho avuto una grande passione che è la scrittura, e finalmente l'ho realizzata con questo mio primo romanzo. Questo Niuruamaro, insomma, che è un titolo che non è proprio un titolo, no, che ricorda il nostro punto di partita, quindi non è tarantino. No. È in dialetto salentino, Niuruamaro, che sarebbe il vino, il famoso vitigno del Salento, è un vino piacevole ma un po' amaro, no? È un po' una metafora sulla vita, no? La vita che ha sempre due aspetti. Ho dato uno sguardo, mi sono preparata, devo dire, e quindi ho letto insomma di questo romanzo, di questo personaggio Giampaolo, quindi di un racconto, leggevo di intrecci, relazioni, sì, un po' introspettivo, sì, e che comunque insomma si intravede un percorso emotivo profondo. Una grande amicizia tra due ragazzi che si incontrano quasi per caso, si incontrano durante l'università perché Nicolas si fidanza con la sorella di Giampaolo e si conoscono in questo modo. Sono due ragazzi molto diversi, Giampaolo è timido, introverso, un ragazzo impacciato, anche diciamo un po' compresso da un padre severo. Nicolas è l'opposto, un ragazzo brillante, estroverso, disinibito, un ragazzo anche un pochino misterioso. Si incontrano e da questa amicizia nasce un legame speciale, un legame particolare che sconvolge un po' la vita di Giampaolo e la cambia. Però poi improvvisamente Nicolas scompare, parte, va via, e quindi Giampaolo ne soffre e la sua vita torna ad appiattirsi. Però io poi ho letto insomma che lui rientra in questa storia, quindi c'è una cosa finale un po' diversa, un finale diverso. Dopo diversi anni l'amico Nicolas ritorna e Giampaolo cambia, anche lui cambia in questo ritorno, la sua vita assume diciamo un'altra prospettiva, come se camminasse su un altro binario. E infatti arrivano delle novità che non si sarebbe mai immaginato. Senti, come mai, francamente, essendo tu un medico, no? Come mai hai scelto? Perché sai, tanti medici fanno trattati, fanno altro. Cosa ti ha spinto a scrivere comunque una storia del genere? Insomma, quando ne parli si sente un po' la passione per la scrittura. È anche una passione. Io poi di notte questo romanzo l'ho scritto, perché soffro un po' di insonnia. Tutti gli insonni scrivono, lo sai. Sì. E quindi l'ho scritto di notte, l'ho scritto. E mi ha tenuto compagnia per un paio di anni. Cioè hai impiegato 2 anni a scriverlo, sì, per la stesura, per tutto. Sì, sì, per tutto, sì, sì. E poi quindi ho letto che è edito da Albatros, quindi è Roma, una, sì, quindi di Roma. Sì, sì. Insomma, le presentazioni sicuramente saranno state anche molto soddisfacenti. Ricordiamocelo questo, perché insomma, sì, sì, è anche un po' difficile dimenticare questo Niuruamaro. Sì, sì. Insomma, poi insomma, anche dalla copertina, insomma, si intravede, noi abbiamo voglia d'estate, sì, sì. Francamente esatto, vedere la vite, l'uva, sì, ecco, sì. Infatti mi ha dato subito, quando ho visto in anteprima la copertina, mi ha dato l'impressione già di, insomma, di voglia un po' di caldo. Sicuramente poi sarai stato molto bravo nello scrivere, quindi noi, insomma, noi lo leggeremo senz'altro. E adesso devo comunque ridare un attimo la parola alla regia, però prima ti voglio chiedere se comunque hai intenzione nei prossimi mesi di presentarlo altre parti. Sì, vorrei diciamo, incontrare i lettori in provincia e poi anche nel Salento se è possibile. In questa rubrica vogliamo sempre dare spazio a tutti coloro che hanno intanto dell'arte, della cultura, una passione, perché comunque siamo sempre aperti e pronti ad accogliere chiunque voglia in questo spazio presentare, insomma, le sue opere o comunque qualcosa che riguardi la cultura, insomma. Per dare spazio anche laddove certe volte è un po' difficile, perché di Taranto si parla tanto di altro e invece noi vogliamo parlare anche di cultura, di libri, di quadri, di musica, quindi insomma siamo contentissimi. Ovviamente adesso devo lasciare un attimo la parola alla regia per salutare comunque le persone che sostengono Taras TV. A dopo. Carlo Perrone e intanto ringraziamo appunto gli amici di cui avete visto sicuramente il contributo della regia, quindi Piero e il suo Il Paradiso all'improvviso, che si trova sulla litoranea salentina, quindi la sera, se insomma, se la serata permette, abbiamo voglia insomma di mangiare qualcosa di sano, un bel panino da Piero, magari ce lo andiamo a fare tutti quanti. E io volevo chiedere insomma a Carlo intanto sei un medico, quindi sì, come concili insomma le presentazioni dei libri, l'incontro con i tuoi lettori, no? Con la tua attività lavorativa? L'incontro dei lettori è riservato unicamente al weekend, chiaramente per motivi lavorativi non posso durante la settimana, però durante il weekend in qualche, insomma, c'è un po' di tempo libero e quindi ne approfitto per incontrare i lettori. Per dedicargli il tuo sabato e domenica libero, insomma, vuol dire sì, che sì, ti piace veramente. Sì, sì. E questo sicuramente si vede da come ne hai parlato anche di questo romanzo. Poi io volevo comunque ricordare che appunto acquistare un libro di autori tarantini vuol dire anche un attimo promuovere il nostro territorio, certo. Quindi io invito i nostri, le persone che seguono questo programma a contattarmi se dovessero avere voglia di avere delle informazioni su come acquistarlo. E poi comunque ripeto, essendo tutte le librerie, insomma, come vedete un grappolo d'uva, ecco, sapete che questo è il libro Niuruamaro di Carlo Perrone. Ovviamente io ti devo chiedere se hai già una data certa, mi dicevi della libreria Mondadori. Sì, fine giugno, il 27, ore 19, Via Mondadori in Via di Cesare. Quindi sì, sarà sì, piacevole a quell'ora, anche perché il centro è così bello, sì, e quindi magari sarà piacevole a quell'ora venirti a salutare. Ovviamente ti volevo anche chiedere ancora se, siccome insomma questo è già fatto, l'hai già presentato 2 volte, lo presenterai ancora, insomma immagino se hai la passione di scrivere ti sarà già messo all'opera sicuramente per qualcos'altro. Devo svilupparla, ho già iniziato, spero di finirla entro i prossimi mesi. Hai trovato comunque un grande riscontro quando hai incontrato l'altra gente, sia sabato alla Gilgamesh che l'altra volta alla Ubik? Sì, sì, la gente è venuta, anche gente che non conoscevo, mi ha fatto piacere. Mi fatti i complimenti. Una bella risposta al tuo lavoro di notti insonni, sì, dicevi, sì. Perché sai comunque ovviamente c'è chi si dedica e parte, va in montagna, si ispira, a noi bastano insomma 2 o 3 ore di sonno perduto per ispirarci, e parlo da insonne pure io. Ovviamente quindi se il tuo libro è già in, diciamo, in fase iniziale, sì, ti invito e ci tengo tanto a riaverti qui quando sarà finita, e comunque torna tutte le volte che vuoi, anche se dovesse essere insomma anche soltanto per commentare come sta andando, perché questo spazio non è soltanto per i libri finiti o per le opere finite, ma anche per i percorsi, perché qui insomma noi in incontri d'autore e d'arte vogliamo dare spazio, ripeto, sempre a quello che è la nostra città, che è la culla insomma per tanti anni di cultura, no? Dopo questa bella chiacchierata noi speriamo insomma che anche le prossime presentazioni del tuo libro vadano sempre bene, che insomma che sia sempre un bagno di folla, e che comunque tu trovi, cioè, possa trovare stimolo, no? Nelle loro domande, anche nella stesura di questo nuovo libro. Insomma noi ti auguriamo semplicemente di avere sempre un pubblico che ti stimoli ad andare avanti. Noi insomma siamo qui, siamo stati veramente contenti di averti, e nel ringraziare tutti i sostenitori di Taras TV invitiamo a cliccare, per chi non lo sapesse, per chi volesse seguire anche gli altri lavori di Carlo e di tutte le persone insomma che noi ospitiamo, invitiamo a cliccare mi piace sulla pagina Facebook del Salotto di Marianeve, di chiedere anche l'amicizia a Taras TV, a tutti quelli che lo vedono in questo momento il programma e che vogliono seguire tutti i lavori di Taras TV, e quindi di Giovanni Memoni, il mio carissimo amico che è dietro questa telecamera. E quindi Taras TV lo trovate su Facebook, è un sito, e ricordo che troverete la registrazione anche di questo programma anche su YouReporter e ovviamente su YouTube. Io vi saluto, vi ringrazio tutti quanti e vi rimando al prossimo appuntamento, sempre mercoledì alle 21 su Taras TV. Alla prossima. Questo programma è offerto da